Buongiorno a tutti, sono davvero molto onorata di essere qui oggi e ringrazio la Fondazione per questo invito e mi fa particolarmente piacere essere qui dopo anche aver sentito la splendida lecture di Enrico Giovannini. Io sono, chiaramente vengo dal mondo, pratico, quindi tutto quello che abbiamo sentito cercherò di portarlo su un piano di realizzazione, di cosa possiamo fare per, in pratica, cosa abbiamo oggi in pratica per poter realizzare in tempi non biblici delle innovazioni, dei cambiamenti significativi. È evidente che la sfida che abbiamo di fronte in questo periodo è enorme ed è una sfida di cambio di paradigma, è cambiamo rapidamente il sistema, il modello in cui viviamo, oppure per fare questo c'è bisogno non soltanto di teorie ma di un impegno individuale diffuso sia a livello appunto individuale sia a livello istituzionale, che sia consapevole e diffuso, e la diffusione è un elemento fondamentale di tutto quello che possiamo fare per il cambiamento. Occorre riprendere appunto la cultura della produzione e della conservazione, abbandonando completamente quello della dissipazione e dello scarto, e per fare questo però non è soltanto un problema dell'altro, è un problema di ognuno di noi, e quindi per superare per stare nei limiti della natura dobbiamo superare i nostri limiti, e il limite maggiore è quello del fare le cose che abbiamo fatto sempre nella stessa maniera. Quindi è chiaro che tutto ciò che noi facciamo ogni giorno deve essere rivisto completamente con una cultura, un approccio completamente diverso. Quindi il salto culturale è veramente il punto fondamentale che dobbiamo fare in questo momento. D'altra parte, i temi che abbiamo sentito oggi, chi ha studiato questi aspetti di problemi del capitale naturale, lo aveva visto molti, molti decenni fa. Se pensiamo a Kyoto, ancora prima a Rio, evidentemente questo problema era un problema ben noto, i cui effetti erano, non dico chiarissimi come oggi, però si poteva fare moltissimo. Invece in 20 anni abbiamo fatto di peggio, quindi ciò che dovevamo invertire la rotta invece abbiamo continuato a depauperare il capitale naturale, distruggendo il sistema sociale, eccetera eccetera. Ora, quindi l'ostacolo fondamentale spesso è proprio il nostro egoismo e il nostro vivere all'interno del nostro sistema, e questo non vale per i grandi, vale per ognuno di noi. E se guardiamo ogni giorno le azioni che facciamo ci rendiamo conto che potremmo farle in modo completamente diverso, quindi il salto culturale è importante. Non sono le tecnologie che contano, perché se è vero che mai come in questo periodo noi abbiamo avuto a disposizione tecnologie di ogni tipo, e il problema è che non sono le tecnologie quindi, ma è un modello di globalizzazione senza radici che ha creato insieme a una politica che non ha potuto o non ha voluto mettere al centro la qualità della vita e la qualità appunto dell'ambiente, ha creato delle tempeste di tipo globale che sono di tipo ambientale, di tipo economico, di tipo finanziario, di tipo sociale. E questo ha creato appunto degli tsunami che non possono essere gestiti. E un altro problema fondamentale è che mentre se siamo radicati nel territorio, le onde che creiamo, e non solo, ma la diversità dei prodotti, delle attività umane, eccetera, sono molto diversificate, quindi la diversità aiuta, quando invece ci sono concentrazioni in mani di pochi, di grandissimi volumi di prodotti o prodotti finanziari, industriali, eccetera, le onde che si creano sono delle onde gigantesche, e il problema è che onde gigantesche gestite con un'ottica sempre di più breve periodo e quindi con la finanziarizzazione del sistema fa sì che queste onde non solo non siano più gestibili, e quindi, ma siano in mano, siano chi ha in mano le leve non è certamente chi ha un sistema valoriale che può difendere il sistema sociale, ambientale, eccetera, perché dentro c'è il profitto, e il profitto a più breve termine possibile. Quindi il problema è che le tecnologie sono a servizio non che abbiamo le idee al servizio del denaro e non il viceversa, e non solo, ma ovviamente il termine
i termini finanziari così a breve termine ovviamente fanno ancora di più il danno maggiore. Inoltre pensiamo alle scuole di management, perché se abbiamo aziende sempre più grandi è altrettanto vero che il modello lineare, quindi diciamo gestire il core business e guardare quindi soltanto a una variabile e cercare di massimizzarla, è il massimo danno che uno può creare. Se poi il profitto è l'unico elemento, è evidente che per esempio il manager che ha un tempo di fronte a sé di 2 o 3 anni di lavoro e deve razionalizzare o ottimizzare l'azienda, il fatto di tagliare i posti di lavoro o di tagliare diciamo è molto semplice e magari aumenta il suo beneficio, il suo premio. Tutto questo fa sì che abbiamo creato un modello che è un modello abbastanza mostruoso. Quindi è evidente che in questa situazione il ruolo dell'impresa deve assolutamente totalmente cambiare. Cioè l'impresa non è un parassita del territorio, non può andare dove il valore è maggiore per lei e va a uccidere completamente i tessuti sociali, i tessuti economici dei territori, ma deve essere avere una funzione completamente diversa. Cioè l'impresa, l'industria non può essere al di fuori della società, è dentro la società e non può per un ritorno di poco tempo, di 1 anno, 2 anni, 3 anni, consumare le risorse e non solo, ma creare, tra l'altro, se questo lo mettiamo poi in combinazione anche con il concetto di consumo, quindi il e del marketing, un marketing, anche questo è un aspetto terribile. Oggi non distinguiamo più nei media che cosa è marketing, che cosa è realmente informazione, per esempio. Questo è un problema gigantesco, quindi siamo consumatori e quindi condivido pienamente, anche io ho scritto alcune cose su questo concetto, il fatto di avere appunto di essere consumatori, di aver perso il senso della produzione. Quindi noi spesso quando abbiamo un prodotto in mano abbiamo perso completamente la capacità di capire che storia ha questo prodotto e quindi quali radici culturali ha. Quindi i prodotti massificati hanno cambiato completamente il nostro rapporto appunto con il prodotto. Se torniamo indietro non di tanto tempo, penso soltanto ai miei nonni. Loro, venendo da un mondo agricolo, avevano perfettamente coscienza di qual era il ruolo di ogni prodotto che non era scarto in un sistema circolare. Oggi noi invece non abbiamo più nessuna capacità, non solo, ma abbiamo perso con il fatto dello sviluppo tecnologico anche la capacità di riparare i nostri prodotti. Quindi abbiamo perso completamente la cultura della produzione e la dignità della produzione, non completamente, cioè ancora, però insomma è sicuramente stato un abbiamo danneggiato notevolmente la nostra capacità di produzione. Quindi cosa dobbiamo fare per superare questo tipo di approccio? Ma allora, io credo moltissimo in un settore, che è quello della bioeconomia, su cui lavoro da tantissimi anni, perché ci credo profondamente. La bioeconomia è un'opportunità incredibile che noi abbiamo di fronte, ed è anche un rischio enorme. La bioeconomia significa materie prime rinnovabili, quindi come parola, quindi significa che sicuramente è collegata alle materie prime dei nostri territori. Se però la declino semplicemente come materie prime rinnovabili e metto insieme il modello economico che abbiamo di fronte, è evidente che i guai che faremo per il futuro saranno ancora maggiori. Se però la bioeconomia diventa un concetto di rigenerazione territoriale e di riancoramento dell'economia al territori, allora questa può diventare un qualcosa di completamente diverso da un semplice fatto economico e può diventare invece un cambiamento culturale epocale. Quindi diciamo che dal mio punto di vista la bioeconomia è un'opportunità unica per la riconnessione tra l'economia e la società, perché poi la frattura enorme che c'è stata in questi decenni è proprio tra economia e società. Tra l'altro volevo citare, mi viene in mente un articolo del Sole 24 Ore dell'89, una cosa che cito spesso, ed è un articolo di Raul Gardini che parlando con due ambientalisti, diceva sono pienamente d'accordo con loro, il guaio che abbiamo combinato in Italia, quindi a proposito dei siti per esempio inquinati, è talmente elevato che occorrerà un progetto serio, strutturato di 20 anni, che deve coinvolgere l'Unione Europea, l'Italia
e gli imprenditori per superare questa frattura. Se non faremo questo, la frattura tra industria e ambiente e tra società e ambiente sarà irreparabile. E questo è un altro tassello importante del problema. Abbiamo, non solo, ma in territori feriti da problemi come quello appunto dell'inquinamento ambientale e di desertificazione dei territori dal punto di vista industriale, agricolo, ma anche proprio di cultura. In questi territori il gap culturale per cambiare, cioè abbiamo diminuito la resilienza di questi territori, e quindi non solo, ma c'è una frattura anche di non credibilità tra i vari interlocutori. E quindi in questa situazione si continua a darsi la colpa l'uno con l'altro, a guardare il passato e quindi ci togliamo il nostro futuro. Quindi c'è bisogno di un altro aspetto importante, che è una condivisione di progetti, appunto progetti di sistema condivisi sui territori, in cui mettere insieme parti normalmente in passato anche su fronti opposti, che condividano pesantemente i progetti di territorio, e su questi progetti poter creare quella fiducia e quel rapporto che è di positivo, di costruzione, diciamo, senza il quale nessuna costruzione è possibile. Quindi possiamo parlare delle teorie, possiamo parlare del fatto che siamo molto più coscienti e competenti dei fenomeni che avvengono, ma non siamo in grado di innescare quella capacità di cambiare, che è fondamentale, altrimenti appunto i tempi si allungano sempre di più. E quindi diciamo questo aspetto, l'aspetto dei progetti condivisi, diventa un elemento fondamentale. La bioeconomia perché può fare questo? Ma allora, innanzitutto la bioeconomia è, diciamo, si è vista come superamento del concetto di quantità indifferenziata e senza radici. Invece diventa un modello in cui la diversità diventa un valore, e devo dire che l'Italia e l'Europa hanno delle grandi diversità e quindi un valore importante da sottolineare, e quindi il concetto dell'origine dei prodotti, il concetto di tradizione e innovazione che si combinano insieme, allora il concetto possiamo avere un sistema su cui poter giocare una progettualità condivisa. E al centro di tutti questi discorsi c'è, per quanto riguarda la bioeconomia, il concetto di regioni sostenibili. Perché è vero che noi possiamo stabilire degli standard generali, ma noi non possiamo parlare di biomasse positive e negative, cioè, o di modelli positivi e negativi al di fuori di contesti locali. E quindi le regioni e l'idea di avere dei progetti di regioni sostenibili, che quindi producano dei progetti integrati, è un elemento importante. Partire da dove? Dai problemi pesanti che a livello locale ci sono sicuramente, e trasformare quei problemi locali in grandi opportunità di cambiamento, il che significa quindi riqualificazione delle terre abbandonate, riqualificazione dei suoli. Non possiamo parlare di bioeconomia dove i suoli sono un fatto fondamentale se questi vengono degradati nel tempo, la reindustrializzazione in una logica di basso impatto dei siti inquinati, deindustrializzati, quindi utilizzandoli come base per fare qualcosa di completamente diverso, ripensare le filiere agricole che non ci sono più, riutilizzando terreni abbandonati o inquinati e trasformandoli invece in nuove opportunità per lavoro e qualità, lavoro diffuso, perché l'altro concetto è appunto che dobbiamo pensare a dei modelli in cui le attività devono essere diffuse. Connettere le nuove produzioni, i nuovi impianti con le energie rinnovabili e non solo con l'efficienza energetica, quindi in modo tale da non avere un sistema lineare come nel campo energetico è successo nel passato. Costruisco linearmente energia, tanto serve perché il sistema va sempre avanti, quindi abbiamo creato un surplus di energia dall'altra parte, e dall'altra parte invece è un problema nella parte industriale per non connessa. Dal punto di vista degli standard, un altro elemento fondamentale sono gli standard adeguati, che quindi devono introdurre il limite nel concetto delle produzioni, e da questo punto di vista quindi gli standard elevati e l'utilizzo di metodi e di sistemi come il Green Public Procurement, di cui si parla tanto e praticamente non è utilizzato assolutamente,
Ecco, questi sono aspetti importanti. I progetti sistemici sono fondamentali, e ne vediamo adesso uno schema in questa direzione. E non solo, ma se ogni regione per le sue qualità e la sua tradizione può collegarsi con l'innovazione e l'economia della conoscenza per evolvere utilizzando appunto come la soluzione dei problemi trasformati in opportunità, se ogni regione ha progetti differenziati e c'è un'interconnessione delle varie regioni, a questo punto si può creare un sistema, un network veramente forte, e la formazione e la comunicazione sono l'altro elemento da sviluppare. Qui vi presento un modello che sembra complicato, ma poi complicato non è, basato su un esempio, ma appunto questo è un esempio che conosco bene perché è da 20 anni, 25 anni che sto cercando di metterlo in piedi, ma la logica qual è? È quella di tecnologie integrate. La barra centrale è un'integrazione continua a monte di tecnologie, quindi ogni quadrato è una tecnologia innovativa che si connette all'altra, quindi che connette i nuovi prodotti, che devono essere prodotti che non devono essere in grandi quantità, devono essere ridotti rispetto alle quantità attualmente utilizzate, e devono essere risolutivi per problemi sistemici. Poi vedremo un esempio. E non solo, ma arriviamo fino a connetterci alla parte industriale, agricola. Tutto il progetto è un progetto connesso, diciamo, e che tiene conto delle materie prime che sono localmente presenti, o degli scarti che sono localmente presenti. Quindi c'è quello che io chiamo la creazione delle infrastrutture della bioeconomia. In pratica bisogna reinfrastrutturare di nuovo il paese, ma con infrastrutture più leggere che vadano a trasformare i siti inquinati e i problemi che abbiamo localmente in opportunità. E quindi le infrastrutture di bioeconomia o infrastrutture del cambiamento sono un asse fondamentale. Su questo, sì, ovviamente, cioè in questo caso questa è la filiera delle bioplastiche, nel momento in cui sviluppiamo una filiera orizzontale, ogni casella dà luogo a nuovi sviluppi e nuove interazioni con gli interlocutori del territorio. E in questo caso, per esempio, ci sono una serie di materie prime e di prodotti che si stanno sviluppando nei vari siti, e in cui si può pensare per esempio ai biolubrificanti. In Europa utilizziamo 5,2 milioni di tonnellate di biolubrificanti, di cui il 44% viene sversato in acqua e in suolo. E allora possiamo continuare a fare questo? No. Quindi il concetto di biolubrificanti, che magari utilizzarli di meno, studiare i nuovi approcci e andare a vedere come poter e appunto avere la biodegradabilità totale di questi prodotti, è un'opportunità. Quindi uso di meno, uso nuovi sistemi e integro nuove produzioni con nuove tecnologie. I bioerbicidi, avete sentito tutti il discorso del glifosato, del DQAT, del BASTA, sono tutti prodotti che dovrebbero uscire dal sistema. Ecco, in questo caso, per esempio, abbiamo sviluppato un acido pelargonico, che è il pelargonico del geranio, e stiamo guardando la possibilità di utilizzo in aree particolarmente delicate. O gli additivi per polimeri, gli ftalati, sostituti degli ftalati che evitano di avere questi tipi di problemi. Campo della cosmesi, ma mentre lavoravamo su questo abbiamo sviluppato una conoscenza molto approfondita su alcune colture che sono aridocolture, che quindi possono essere particolarmente adatte a aree poco resilienti in cui non c'è acqua, e che invece possono essere trasformati in opportunità appunto per antierosione, con una serie di materie prime. In particolare abbiamo scoperto delle proteine per animali, tenendo conto che l'Europa importa l'80% di proteine per gli animali. E lavorando in questo sistema abbiamo, ci siamo integrati con il mondo agricolo. Nel campo proteico ci sono una serie di start-up che stanno lavorando alla conoscenza e allo sviluppo di queste proteine con vari tipi di animali. E con la grande distribuzione, perché un cambio di questo tipo richiede anche che la distribuzione pensi in modo diverso, e quindi pensi che produrre nuovi prodotti che danno lavoro localmente e danno un valore anche sociale, economico e ambientale, possono avere un valore diverso rispetto a quello del minor costo possibile. E i trasformatori, riqualificare le filiere. Il mondo dell'ambiente, senza la collaborazione con il mondo degli ambientalisti, molte cose noi non le avremmo potute fare. O i compostatori, per qualificare il compost e così via.
E tutte le frecce che vedete, le frecce blu che vedete, sono come queste iniziative che hanno dentro circa 1000 brevetti, ogni scatola è una nuova tecnologia e non solo, abbiamo 6 siti in Italia deindustrializzati che si stanno reindustrializzando con impianti primi al mondo, costruiti da giovani che hanno sviluppato competenze nel campo dell'ingegneria diciamo a basso impatto che sono veramente notevoli. Quest'area, cioè questo cerchio, è l'area di impatto che può essere più o meno grande sul territorio in funzione di una serie di leve, e quindi il riconoscimento di effetti di rigenerazione dei territori, quindi le key performance indicators, quali sono, considerano la valorizzazione della riqualificazione del territorio oppure no, la finanza, un problema gigantesco perché costruire infrastrutture di bioeconomia costa tantissimo, fino ad oggi siamo stati assolutamente soli, con fondi assolutamente non presenti su questo, oppure il green public procurement, il rispetto della legalità. Se pensiamo soltanto ad un settore come quello dello shopper, che oggi ha permesso di ridurre a metà la quantità di shopper venduti in Italia, lo shopper per il 66% è illegale oggi, non è veramente biodegradabile, e questo significa che un business di 1 miliardo di euro vale in realtà, cioè più di mezzo miliardo viene assorbito da truffatori, e questo è nel momento in cui l'illegalità c'è in un settore di innovazione, ci togliamo il nostro futuro. Il riconoscimento dell'esternalità, questo è un altro elemento fondamentale, noi non possiamo immaginare che delle produzioni che inquinano e fanno dei danni all'ambiente eccetera non vengano riconosciute le esternalità, perché altrimenti se non facciamo questo non avremo il giusto prezzo e non avremo neppure un valore un valore diffuso su tutta la filiera, e quindi non remunereremo in modo corretto la filiera stessa. A quel punto si accumula denaro soltanto in una parte del sistema e non si ha invece un sistema diffuso, e la diffusione è un fatto importante. Salto qui vedete dove siamo nei vari siti, ecco, quindi quello che noi abbiamo cercato di fare è quello di creare delle infrastrutture di bioeconomia, ed oggi l'investimento che abbiamo fatto in questa cosa, dopo tante, rinvistando tutto quello, profitti eccetera, il nuovo lavoro, in ricerca eccetera, è un investimento importante riconosciuto dall'Europa come uno dei più grossi investimenti in infrastrutture di bioeconomia e tra le più innovative. Si basa su reindustrializzazione dei siti deindustrializzati, le bioraffinerie integrate che rispettano la biodiversità e creano nuove opportunità, la collaborazione tra gli interlocutori. Ovviamente questo è un approccio pionieristico che una realtà come la nostra, che parte da un centro di ricerca e si trasforma nel tempo in una realtà industriale che cerca però di essere un modello dimostrativo, ecco, questo percorso non può essere fatto in solitaria, e quindi occorre una quantità di partnership notevoli, e non solo, ma la declinazione della bioeconomia deve essere all'interno della strategia del paese, altrimenti questo tipo di investimento rimane un investimento per conto proprio ma non è capace di moltiplicare l'effetto. E invece l'effetto di moltiplicazione sul discorso dei green jobs, perché se noi abbiamo un progetto di territorio e se incominciamo a far lavorare giovani nei vari settori, dalla parte agricola a quella industriale a quella del non profit, ma su un concetto di territorio, ecco, noi riusciamo a creare una serie di green jobs integrati con persone che hanno capacità sistemica e quindi che non può venire dall'altro, non può venire neppure dai banchi di scuola, deve venire dall'operazione di lavorare insieme su un progetto condiviso. Quindi l'urgenza è il progetto condiviso, e noi abbiamo stimato la possibilità di veramente moltiplicare in modo incredibile il numero dei posti di lavoro. Spesso i posti di lavoro non ci sono perché è il nostro mindset che ci blocca, perché se vediamo una possibile innovazione nel momento in cui noi abbiamo prodotti a basso impatto e continuiamo invece a produrre prodotti che generano impatto ambientale, che erano quelli che una volta davano impatto ambientale ma almeno del lavoro, oggi invece ci rendono sempre più poveri, e noi importiamo prodotti di questo tipo pagando ancora problemi ambientali e non solo, ma non creando neppure lavoro. Cambiando questo tipo di logica si potrebbe rapidamente crescere in modo incredibile. Faccio l'esempio del rifiuto organico, perché è un altro tema che dimostra come il cambio culturale è l'elemento, la leva fondamentale.
Il rifiuto organico è, come sapete benissimo, un problema gigantesco se messo a discarica, ed è un bene incredibile, un driver per la fertilità, ma è anche anche carbon sink, dà anche la possibilità di avere biometano e tutta una serie di prodotti innovativi, quindi è una materia prima interessantissima da tutti i punti di vista. In Italia noi abbiamo un primato in questo settore, perché dal 2006 ad oggi, da 2,6 milioni di tonnellate siamo passati a 5,6 milioni di tonnellate di rifiuto organico raccolto con ottima qualità, alcuni di questi, non tutto, ma diciamo ce n'è una quantità molto significativa anche con un marchio di qualità del Consorzio Italiano Compostatori. L'Italia basterebbe che diventasse tutta a zero rifiuto organico a discarica, non soltanto la metà, e costruiremmo moltissimo lavoro, molte opportunità, miglioreremo i suoli. È una cosa semplicissima e ci domandiamo perché dopo tanto tempo non si riesce a fare una cosa così banale. Abbiamo tutto, basta semplicemente applicarlo. Bene, oggi a livello europeo c'è la discussione del framework sul waste framework, e c'è una discussione in atto per cui non si vuole mettere l'obbligo a togliere il rifiuto organico a discarica. Noi parliamo di grandi sistemi e poi non siamo in grado di fare una cosa di questo genere. Chiudo con quattro progetti fondamentali, secondo me: riconoscere il valore della diversità e dell'origine dei prodotti, quindi il marchio dei prodotti è un elemento fondamentale per riuscire a connettere territori a prodotti, la creazione delle infrastrutture di bioeconomia nella logica dei programmi di regioni sostenibili, e quindi una declinazione della strategia della bioeconomia che si sta rimodificando a livello europeo e che sarebbe quindi importante agire in modo tale di intervenire su questo settore, i programmi di educazione sul campo, quindi attraverso progetti integrati, ogni regione che dia un progetto integrato, e su questo creare green jobs. In modo Fondazione Carico sta facendo le cose meravigliose con Carico Factory, con un lancio dei Green Jobs, due bandi recentemente sviluppati. Il quarto progetto è Zero Rifiuto Organico a Discarica, è un progetto che è stato lanciato da SUSDEF e da Kyoto Club e che è stato sottoscritto da alcune associazioni ambientaliste, ma anche da Multi Utilities, che erano assolutamente contrarie fino a poco tempo fa, e questa è una base importante, perché senza una condivisione del progetto saremo lì a picchiarci da una parte o dall'altra, ma non costruiremo nulla. E quindi un manifesto della bioeconomia che mette insieme pubblico, privato, ambiente, industria, agricoltura, accademia, società e lavoro, per fare in modo che l'Italia diventi un driver di cambiamento e che mette insieme quindi i vari parametri di sostenibilità che abbiamo visto precedentemente, applicati ad un paese che per la sua qualità e diversità può essere veramente fare la differenza e diventare anche un esempio per il Sud Europa, e quindi anche avere un'importanza geopolitica per il Nord Africa. Grazie.